Damiano Zanon, una partita giocata da due volti potremmo dire. Una Ternana nel primo tempo, soprattutto la prima mezz'ora, apparsa un pochino contratta, un po' in difficoltà. Poi una buona ripresa, soprattutto un gran finale in cui ci sono state anche delle ottime occasioni, però evidentemente contro questo Spezia non è bastato. Ma, eh, bisogna fare anche complimenti agli avversari perché credo che lo Spezia oggi abbia preparato bene la partita, levandoci molto bene la profondità. Eh, noi l'avevamo preparata sicuramente per sfruttare i nostri velocisti eh, abbassandosi molto con i centrali eh, abbiamo creato poco, è vero, il primo tempo eh, il secondo tempo secondo me abbiamo dimostrato di, di potercela giocare con tutti e di poter fare delle grandi cose eh, sicuramente se abbiamo perso questa partita vuol dire che dobbiamo migliorare ancora e alzare i ritmi e dare, dare ancora di più. Gli applausi a fine gara di entrambe le curve testimoniano un dato che è di, diciamo, di comune sentire tra chi era allo stadio e cioè che per la mezz'ora finale la Trenana avrebbe meritato il pareggio. Sì, sì, se andiamo a vedere lo score di tiro in porta e di occasioni credo che siamo nettamente superiori noi rispetto allo Spezza che secondo me ha fatto due tiro in porta, quindi credo che i tifosi si sono accorti dell'impegno della squadra e li ringraziamo per, per essersi vicini perché per noi sono fondamentale perché giocare con un pubblico ostile diventa difficoltoso, invece giocare con un pubblico che, che è dalla tua parte è bello e è bello per tutta la città. Sullo 0-1 diciamo nei minuti finali del primo tempo avete sferrato tre volte il pareggio, probabilmente adesso la controprova non ce l'abbiamo, se fosse arrivato il pareggio la gara avrebbe assunto un, un andamento diverso e invece al decimo della ripresa è arrivato il raddoppio. Però... Chi pensava partita chiusa è stato smentito perché poi la vostra reazione è stata furibonda. Sì, sì, questo è un altro aspetto che, che abbiamo migliorato perché se, se vi ricordate partite dietro, ogni volta che andavamo sotto la partita era chiusa praticamente, molto probabilmente le squadre avversarie dilagavano. Oggi abbiamo dimostrato di avere una mentalità che abbiamo cambiato molto probabilmente anche modo di vedere che le partite. Eh, si va sotto, continuiamo a giocare, si va sotto 2-0, abbiamo continuato a giocare. E questa dimostrazione e questa squadra ha fatto una crescita mentale importante, quindi va fatto un plauso a tutti quanti i ragazzi e al Mister che ci ha dato questa mentalità. Oggi è arrivato il cartellino giallo, salterai la trasferta di Bari? Sì, purtroppo un fallo a centrocampo che secondo me poteva essere evitato, cioè evitato il fallo, evitata anche la munizione perché comunque sia un fallo su una di gioco normalissima. Eh, però, eh... Mi dispiace lasciare il mister in difficoltà sicuramente perché eh, siamo contati però eh, cercherò di farmi perdonare nel derby. Ecco, salterai tra l'altro la trasferta di Bari, quindi la gara che per te sarebbe stata dell'ex. Sì, quindi sono doppio dispiacere, però ripeto io eh, mi metto a disposizione del mister e spero che i ragazzi facciano benissimo a Bari e, eh, e poi ce ne andiamo a giocare tutti quanti insieme a, a Perugia. Quale può essere l'impatto, se ci sarà sul piano psicologico di questa sconfitta, come dicevamo per certi versi immeritata? Ma credo che noi dobbiamo, il mister a fine gara ci ha parlato e ci ha fatto comunque sia i complimenti perché eh, ha detto che abbiamo fatto una, una buona prestazione, quindi credo che i ragazzi tutti quanti siamo consapevoli che abbiamo fatto qualcosa di buono, concedendo la spezia due occasioni da gol e due gol. Eh, Oggi la palla non voleva entrare, dai, ribattuto sulla, sulla linea, eccetera, eccetera, pali quindi eh, prendiamoci questa sconfitta ma sicuramente non, non lima le nostre sicurezze senti un'ultima cosa a proposito dell'intensità e della cattiveria anche degli avversari mi è sembrato che a un certo punto ci andassero giù anche abbastanza duri tu magari hai rischiato anche qualcosina perché anche tu sei uno abbastanza intenso da questo punto di vista però loro non è che siamo stati da meno da questo punto di vista anzi forse ci poteva essere qualche provvedimento ancora più duro ma eh, diciamo che abbiamo battagliato in mezzo al campo come è giusto che sia lo Spezia è una squadra fisica che ha degli elementi molto forti molto forti, Penso a tutti, ho avuto vari scontri con Ene, che comunque sia sì, uno che si fa sentire, però credo che l'agonismo fa parte dello sport e chi non lo ha non, non può giocare a calcio. Col senno di poi, riavvolgendo il nastro, è chiaro che è un discorso che lascia il tempo che trova. Che cosa bisognerebbe cambiare a cominciare forse da quella prima mezz'ora col freno a mano tirato? Ma Il mister dice che dovevamo mettere intensità subito, quindi credo che la cosa che dovevamo cambiare è mettere subito quella, quella grinda, quella convinzione di, di, di voler spaccare la partita subito. Purtroppo, ripeto, lo Spezia è arrivato preparato alla partita, però noi abbiamo dato battaglia, siamo contenti e soddisfatti. Senti, Damiano, chiudiamo con la chicca perché un lancio per Ceraulo, se non sbaglio, è stato il tuo e quello è stato l'episodio che ha riaperto la partita, ha riaperto le speranze. Sì, è una cosa che proviamo durante gli allenamenti perché ripeto la profondità Fabio attacca benissimo perché va due volte i giocatori avversari, quindi lo conosciamo bene. Sono situazioni di gioco che, che volevamo provare anche il primo tempo, però lo Spezia levava la, levava la profondità, il secondo tempo, con la presenza di, di un attaccante fisico come, come Felipe, eh, erano concentrati su di lui e quindi c'era più spazio dietro e quindi abbiamo, abbiamo sicuramente sfruttato al meglio questa occasione. Però ripeto, eh, bravi loro a, insomma, a studiare la partita.